Questa che vedete probabilmente è la torta al cioccolato più amata in assoluto. Ciao, io sono Verdiana e sono un'appassionata di cucina naturale. Con questi video mi piace condividere tutti i segreti della cucina naturale, sana e alternativa. Oggi prepariamo un classico della pasticceria rivisitato in versione naturale, la torta Sacher. Prendete una ciotola e versateci 230 g di farina tipo 2, togliete i grumi se se ne formano e continuate con il cacao amaro, 2 cucchiai bastano per questa ricetta. Aggiungete ora 80 g di zucchero di canna integrale, anche questo meglio che non abbia i grumi, e amalgamate il tutto. Aggiungete un cucchiaio di cremor tartaro, che è il nostro lievito naturale per dolci. Formate ora al centro, per comodità, una fontanella in cui verserete 55 g di olio di girasole, preferitene sempre uno spremuto a freddo, 240 g di latte vegetale, io ho usato latte di avena, voi potete usare di riso, di soia, come preferite, e 2 cucchiai di marmellata, di albicocche naturalmente, come vuole la Sacher. Ora non rimane che aggiungere 80 g di cioccolato fuso al nostro impasto. Mischiate bene e amalgamate il tutto fino ad ottenere una pastella liquida ma cremosa, morbida, senza grumi e completamente cioccolatosa. Prendete ora una teglia del diametro di circa 22 cm e ungetela con l'olio di girasole. Versateci tutto l'impasto all'interno e cercate di appiattirla sbattendola come potete per livellarla il più possibile. 160 gradi per mezz'oretta e voilà! Ora dobbiamo dividerla in due dischi diversi. È meglio fare questa operazione una volta lasciata raffreddare e con un coltello lungo e affilato cercate di dividerla in due dischi identici. Momento adrenalina, si ribalta la torta. Si mette su una griglia perché dopo dobbiamo glassarla e si dividono i due dischi. Farcite il disco che avete appoggiato sulla griglia con il resto della marmellata di albicocche. Io per questa ricetta ne ho usato circa un barattolo e mezzo. Ora copritela con il secondo disco. Alzate e voilà, pronta per essere glassata. Sistemate la marmellata in eccesso che è caduta dai bordi e preparate la copertura, 150 g di cioccolato e 100 g di latte vegetale. Nella mia glassa si sono formati dei grumi perché ho aggiunto il latte freddo quando il cioccolato era già caldo. Potevo rimediare ma ho preferito lasciare tutto così perché questo è un errore che può succedere anche a casa e non per questo dovrete gettare tutto. Quello che cuciniamo è lo specchio del nostro umore. Il mio oggi è decisamente ballerino ed è giusto non fingere, neanche per un video. Non sarà certo un capolavoro di pasticceria, ma è un capolavoro di dolcezza naturale. Una torta semplice, imperfetta, teneramente somigliante all'originale, ma diversa nell'essenza. Di questa te ne puoi mangiare 2 fette senza sensi di colpa. E magari il cioccolato fondente, senza grassi vegetali e farine raffinate, potrà agire indisturbato nell'innalzare il nostro buon umore. Se anche tu ami la cucina naturale e hai bisogno di ispirazione, iscriviti al canale per altri piatti teneri, ribelli e green.